Dann ist die Marie hochgefahren. Hat er sie gesehen? Ja, die hat ja alles. Ciao! La prima. Vabbè, è giù, piano piano. È meglio non troppo piano, se è una gara. Vabbè, ma... Sì. Però anche se per noi è una cosa che diremo ma cosa vuol dire, invece no, è, ha un significato per chi la fa, tutto per chi lo fa un significato. Una volta io anche in questo corso mi hanno sbagliato un risultato a una gara di sci, io ci sono rimasto malissimo. Siete modelle? Oh sì? Buona giornata! Oi chef! Paparazzi? No, mi piacciono i vecchi impianti. Anche su questo non è mica tanto vecchio. No, in realtà è stato revisionato, è tipo degli anni 80. E una volta qua era... Guarda, siamo sullo skilift Tasa a Valles. E qui più a monte una volta c'erano altri due skift, c'era un Doppelmayr come questo e poi c'era un Leitner di cui è rimasta ancora la stazione a valle, del tipo robusto, tipo il Lloyd, no, il Torre del Diavolo di Misurina o l'Andelplana di Bersezia. Non è la prima volta che mi dicono i paparazzi. No, però insomma, l'impianto così può essere vecchio quanto vuole, ma così revisionato con i sostegni zincati perde completamente il suo fascino. Il sound però non l'ha perso. Il sound che hanno gli skilift Doppelmayr ce l'hanno solo loro. Anche il franzin ha un suono particolare, è un po' diverso da questo, molto simile, perché è sempre un Doppelmayr ma cambia un po'. Ma è un suono, non lo so, è da quando ho 4 anni che lo sento una settimana all'anno, tutti gli inverni. Questo è il primo inverno in cui non lo sento, insomma lo riconoscerei fra mille.
questa qui è dove partiva il vecchio Lightning, da questa capanna di legno.